questo negro qui? Quel negro lì. Steven, l'uomo col bastone, è di colore, ma appena vede Django di colore dice: ma chi è quel negro addirittura? Tra l'altro lei non ha problemi, ho letto da più parti, quando la chiamano anche in dialetto neger, dice: per me non è un'offesa. Assolutamente. Questo è, è una lingua del popolo che mi ha ospitato. Ma lei sa un po' di bergamasco? Certo, dopo 38 anni, cioè, no, non parliamo di bergamasco, cioè, lei è bergamasco? No, di Varese, ma qualche comunque, parola la sa? Certo, dopo 38 anni, insomma... Tipo, mi dica insomma, De Gura o De Jota? De Jota. De Jota? Ma come, lo dice meglio di me, lo dice, lo dice meglio di me, va bene. E guarda che la lingua bergamasca è in tutti gli effetti è una lingua, non dialetto. Certo. Perché all'epoca si parlava bergamasco come lingua. È una lingua. Ma com'è che fa quella famosa canzone Notre de Bergen? La sa lei? Sì, Notre de Bergen, de Bergen di Hulta. Ma la sa cantare? Certo. Me la canta un pezzettino? No, andiamo avanti. Parliamo delle cose più importanti. Ma era bello sentirla cantare un pezzettino. Adesso vedo di convincerlo durante la pubblicità. Com'è? Dai, me la dico. Notre de Bergen, di Bergen di Hulta. Notre de Bergen. Vabbè. Comunque applauso grandissimo. Allora Tony, ritorno da lei tra un attimo.